Ciao Pilatessi e Pilatesse e benvenuti o bentornati ad una nuova lezione di Pilates con Giorgia. Oggi ci dedichiamo a 10 minuti di un rituale per il risveglio che puoi fare se vuoi anche a letto. Quindi immaginando che tu ti sia appena svegliata o svegliato e magari sei distesa sul tuo cuscino, sul tuo letto comodamente, cos'è che puoi fare per iniziare la giornata nel migliore dei modi? Innanzitutto, rimani sdraiata qualche istante e appoggia le mani sul basso ventre, al di sotto dell'ombelico. Rilassa le gambe. Mantieni gli occhi chiusi e per qualche istante senti il tuo respiro attraverso il naso. E senti il movimento dell'addome sotto le tue mani mentre respiri. Mantieni questa sensazione di intimità di quei primi momenti del mattino in cui sei ancora a metà tra il sonno e la veglia. E poi comincia ad associare al respiro il movimento delle tue caviglie. Inspira, porta le piante e le dita dei piedi verso di te, allungando i talloni in avanti. Espira, punta i piedi, ancora, inspira. Ed espira. E se vuoi puoi spostare una mano anche al centro del petto e continuare a sentire il tuo respiro durante il movimento. Inspira dal naso. Espira, allunga. Ancora una volta, inspira. Ed espira. E continua a respirare in modo fluido mentre con le caviglie inizi a disegnare dei cerchi verso l'esterno e verso l'interno. Ok, poi facendo scivolare il tallone sul materasso, sulle tue lenzuola, fletti un ginocchio e poi l'altro, piega le gambe e senti i piedi a contatto con il materasso, il tuo letto. Senti come cambia la sensazione nella tua schiena e poi addirittura porta le ginocchia verso il petto, allargandole per creare spazio nel tronco. Appoggia le mani al di sotto delle tue ginocchia e mantieni questa posizione mentre espiri, avvicina le ginocchia un pochino verso di te, inspirando, rilascia, tornando nella posizione di partenza. Ancora, espira, ammorbidisci la mandibola, inspira, rilascia. E un'ultima volta. Poggia i piedi ancora una volta e ora, se vuoi, aiutandoti anche con le mani, solleva la testa e togli il cuscino. Spostalo dove non ti dia fastidio. Allarga le braccia e comincia un pochino, non troppo, e comincia ad oscillare, a inclinare le tue ginocchia da una parte, morbidamente, torna al centro. E dall'altra, senza arrivare fino a fine corsa del movimento, fermati a metà, dove è facile anche il ritorno. E prova a rotolare con la testa anche nella direzione opposta alle ginocchia, continuando a respirare attraverso il naso. Senti come l'appoggio dei piedi cambia.
muovendosi dal centro al bordo interno o esterno. Fermati al centro e mantenendo i piedi a contatto con il materasso, comincia a muovere il bacino in una piccola retroversione e anteroversione, quindi rotola col bacino verso i piedi e rotola col bacino verso le spalle o la testa. E fallo pigramente per goderti questo momento del risveglio, farlo diventare un rituale piacevole per te. Ok, intreccia le mani e prova a distendere le braccia oltre la testa, come per stiracchiarti. Poi rilassa di nuovo le braccia giù. E tieni ancora la posizione per qualche istante e prova qui ad aprire le ginocchia in fuori, inspira e espira, ritorna. Ancora, inspira e espira, torna. Un'ultima volta. E ora lo facciamo insieme con le braccia, piega i gomiti, porta sulle braccia, inspira insieme, apri ginocchia e gomiti e chiudi. Ancora due volte. L'ultima volta. Riporta un ginocchio dopo l'altro al petto. E poi poggia i piedi sul materasso, rotola sul fianco che preferisci e vieni su a sedere. Riprendi il cuscino che avevi tolto e sistemalo in maniera tale da poterti sedere sul bordo del cuscino con i piedi che vanno giù dal cuscino, ok? Quindi come se volessi sollevare un pochino il bacino dal materasso per stare più comoda o più comodo in questa posizione. Se questa posizione non fosse sufficientemente comoda per te per stare un po' di tempo, qualche minuto qui e sentire il respiro, puoi anche portare i piedi giù sul pavimento, comodi a terra e rimanere nella posizione seduta così più comodamente. Ok? Quindi scegli la versione migliore per te. E appoggia i dorsi delle mani sulle ginocchia, i palmi rivolti verso l'alto, le dita morbide e chiudi gli occhi. E oscilla leggermente in avanti e indietro con il busto, un piccolissimo movimento per sentire dove percepisci l'allineamento del torace, della testa sul bacino. E quando lo senti, fermati. E inspira ed espira attraverso il naso e stai ancora un po' con la sensazione del tuo respiro. Con il silenzio del primo mattino. Con i tuoi pensieri e quello che percepisci di te. Magari ricordi ancora qualcosa dei sogni di questa notte. E mentre stai con il tuo respiro, ammorbidisci le spalle verso
il torace lascia i gomiti andare giù verso la terra, verso la gravità. Mantieni la mandibola libera da tensioni, se stai serrando i denti, riduci o togli questa tensione che non ti serve. E ora prova a immaginare qualcosa, può essere una situazione, una persona, quello che vuoi, di cui puoi essere grata o grato oggi. Può essere qualcuno che ami. Può essere qualcosa di bello che sai che vivrai oggi. Può persino essere la vita stessa, il fatto stesso di essere al mondo. E mentre pensi, immagini questa situazione per cui essere grata a questa persona. Ripeti mentalmente dentro di te per 3 volte la parola grazie. E poi decidi, scegli in che modo vuoi sentirti oggi, in questa giornata che sta iniziando. Senti gli angoli delle tue labbra. Sono pronti a sorridere? Poi pian piano riattiva le dita delle tue mani, mantenendo ancora qualche istante gli occhi chiusi. Inspira dal naso ed espira dalla bocca, come se volessi appannare uno specchio. Ancora, inspira. Espira. L'ultima volta. Abbassa lo sguardo e il mento verso i tuoi piedi, riapri gli occhi dolcemente e lascia che la luce di questa nuova giornata entri attraverso lo sguardo. E anche se sei nella penombra, va bene lo stesso. Poi pian piano fai i movimenti che senti, ti servono ancora per risvegliare qualche parte di te liberamente. E infine, porta i tuoi piedi giù sul pavimento e sei pronta o pronto ad alzarti per affrontare questa giornata, vivere questa giornata nel migliore dei modi. La prima cosa che ti consiglio di fare adesso, prima di cominciare qualsiasi altra attività, prima di bere e mangiare qualsiasi cosa, è
è di pulirti la lingua. Quindi ti consiglio di utilizzare un nettalingua come questo qui, è in rame, oppure un cucchiaino se non hai questo strumento. Io ho cominciato così, proprio con un cucchiaino, non farlo con uno spazzolino perché è diverso, vedrai. Quindi prendi un cucchiaino e utilizza il bordo laterale del cucchiaino per strofinare, far, diciamo, mandare via la patina che c'è sulla lingua dal fondo fino alla punta. Vedrai che cosa c'è sulla lingua perché di notte si depositano sulla lingua tantissimi prodotti di scarto dai vari organi interni, dal metabolismo delle nostre cellule. E in generale è sempre bello pulire la lingua per non mandare giù tutta questa roba prima di bere o di mangiare. Quindi ti consiglio quest'altro piccola azione da aggiungere al tuo rituale del risveglio. Io spero che questa pratica sia stata bella, utile per te. Ti ringrazio di aver cominciato insieme a me la tua giornata e noi ci vediamo al prossimo video.